Quasi 20 milioni di euro per salvaguardare e accrescere l'occupazione sostenendo le aziende più piccole. Ha un fortissimo impatto anticrisi l'ultimo intervento regionale in favore della microimpresa. Si chiama Fondo Microcredito d'Impresa e fa parte del piano straordinario per il lavoro. Il fondo agevola le microimprese sane che vogliono crescere e continuare a produrre, ma non possono farlo perché nessuna banca concederebbe loro un prestito. Le aziende destinatarie dell'intervento non hanno infatti né i requisiti minimi per ottenere credito dalle banche né garanzie patrimoniali da offrire. Mettendole in condizione di avere accesso ad un finanziamento, le microimprese potrebbero investire e investendo mantenere e incrementare l'occupazione. Secondo le previsioni saranno 1.300 le imprese che verranno agevolate nell'arco di 3 anni dalla dotazione attuale dell'intervento, 19,5 milioni di euro. La misura è stata presentata oggi alla stampa dagli assessori Leo Caroli Lavoro, Loredana Cappone Sviluppo Economico e Alba Sasso Diritto allo Studio e Formazione. Assessora, un aiuto concreto alle imprese attive e non bancabili? Sì, si intendono per non bancabili quelle imprese che hanno una scarsa liquidità, non più di 50.000 euro e che non hanno un patrimonio superiore a 200.000 euro. Questo vuol dire sostenere le imprese per noi che hanno difficoltà di accesso al credito perché il sistema delle banche non le aiuta a fare gli investimenti. Si tratta magari di piccoli artigiani, l'imbianchino che ha bisogno di un furgone, degli attrezzi per l'esercizio della sua attività e non ha liquidità in questo momento perché questo è un momento di crisi. Allora noi lo sosteniamo con il microcredito proprio per questo, in maniera tale da evitare anche che ci possano essere degli interessi che gli danno ovviamente maggiori difficoltà oppure che le banche proprio non gli eroghino le somme, e lo facciamo attraverso Puglia Sviluppo. Credo che sia un sistema di accompagnamento delle piccole e micro imprese in un momento in cui tutte davvero hanno grandi difficoltà e ci manifestano il problema dell'accesso al credito come il primo dei loro problemi. Assessora, intanto un nuovo modello di socio-economico e soprattutto l'avvio di microimprese realizzate da soggetti svantaggiati? Sì. E questa è una cosa molto importante perché nello scorso bando di piccoli sussidi noi abbiamo aiutato i soggetti più fragili, quelli proprio che sono fuori da tutti i circuiti, a formarsi e a fare anche piccola impresa, però poi dopo ci mancava lo strumento appunto del microcredito per permettere a queste persone di comprare i macchinari, di fare un progetto di piccola impresa, che possono essere tanti, può essere una piccola impresa sociale, può essere un'impresa di servizio, può essere un'impresa di aiuto sui territori, ai soggetti anche loro particolarmente svantaggiati. E quindi mettere insieme il bando piccoli sussidi col bando di microcredito è una cosa che sicuramente aiuterà i soggetti più deboli di questa regione. Grazie. Assessore, uno strumento nuovo fortemente innovativo? Sì, attraverso il quale completiamo la gamma degli interventi concepiti con il piano per il lavoro e in più valorizziamo in maniera formidabile un lavoro sinergico di interazione continua tra l'assessorato al lavoro, l'assessorato alla formazione professionale e allo sviluppo economico, con questo sostegno altrettanto importante di Puglia Sviluppo, che ricordo è l'Agenzia per lo Sviluppo a partecipazione della regione totale della Regione Puglia. Detto questo, abbiamo anche cercato di fare tesoro dell'esperienza del passato, andando ad individuare quelli che sono stati i punti di criticità che hanno in qualche maniera scoraggiato le imprese con queste caratteristiche, cioè le caratteristiche di non bancabilità, di ricorrere, di partecipare ai bandi di sostegno messi in campo dalla regione. E quindi facilitazione dell'accesso attraverso un semplice collegamento telematico con Puglia Sviluppo, un'azione di tutoraggio, l'eliminazione di ogni richiesta di garanzia legale, perché abbiamo a che fare con imprese che non sono nelle condizioni di avere fideiussioni, di avere credito dalle banche, perché non ne hanno i requisiti patrimoniali e finanziari, bensì una garanzia di carattere morale, di carattere sociale, che coinvolge il territorio, i rappresentanti del territorio. È una forma innovativa che lega l'impresa al territorio e avvicina la pubblica amministrazione alle esigenze dell'impresa, alle esigenze di quel territorio. E infine, se posso consentirmi di mettere in evidenza un ultimo aspetto, che fa tesoro delle esperienze del passato, non viene chiesto
al piccolo artigiano, all'idraulico, piuttosto che all'imbianchino e alla piccola impresa con meno 10 dipendenti, di cofinanziare l'investimento con soldi propri, perché se ce li avesse avuti non si sarebbe rivolto alla regione, e quindi è proprio un affidamento, è un'attivazione di un processo fiduciario, di fiducia. Un ritorno alla fiducia. Un ritorno alla fiducia di cui abbiamo bisogno per recuperare, in termini di vicinanza, di incisività e di percezione della pubblica amministrazione per quello che è uno strumento a disposizione anche delle microimprese per generare crescita e sviluppo. Grazie, Assessore.